Beato Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle, oggi vogliamo riflettere su un episodio straordinario narrato nel Vangelo secondo Matteo, che ci presenta un esempio di fede e umiltà che può illuminare il nostro cammino di vita cristiana. Questo passo ci parla della donna cananea e del suo incontro con Gesù. Un incontro che ci insegna preziose lezioni sulla fede, sulla perseveranza e sulla misericordia di Dio. La donna cananea si trova in una situazione disperata. Sua figlia è tormentata da un demone e lei, nonostante l'origine gentile, ha sentito parlare delle opere straordinarie compiute da Gesù. Spinta dalla fede e dall'amore materno, si avvicina a lui e lo supplica: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide!» La sua supplica è intensa e sincera, ma l'iniziale risposta di Gesù sembra sorprendente. Sembra quasi che la stia ignorando. Questa donna avrebbe potuto sentirsi respinta e scoraggiata, ma la sua risposta ci insegna qualcosa di fondamentale sulla fede. Lei non si lascia scoraggiare, non si arrende davanti alle apparenze o alla difficoltà. Al contrario, persiste nella sua richiesta, dimostrando una fede incrollabile e una profonda umiltà. Eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole cadute dalla tavola dei loro padroni, risponde la donna a Gesù. Queste parole dimostrano una profonda consapevolezza della grandezza di Gesù e della sua misericordia, anche se lei stessa si considera non degna. La risposta di questa donna suscita la meraviglia di Gesù. Lui dice: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri». E in quell'istante la figlia della donna è guarita. Questa storia ci insegna alcune importanti lezioni. Innanzitutto ci parla della potenza della fede. La fede autentica ci spinge a rivolgerci a Dio con fiducia, anche quando sembra che le nostre preghiere non siano ascoltate immediatamente. La donna cananea ci ricorda che la fede può superare ostacoli e confini apparenti. In secondo luogo, ci insegna l'importanza della perseveranza nella preghiera. Non dobbiamo arrenderci di fronte alle difficoltà, ma dobbiamo continuare a pregare con fiducia, sapendo che Dio ascolta e risponde alle nostre suppliche. Infine, ci ricorda la misericordia di Dio che supera ogni confine. Dio accoglie tutti coloro che si rivolgono a Lui con un cuore sincero, indipendentemente dalla loro origine o condizione. Dio guarda al nostro cuore e alla nostra fede, non alle etichette umane. In questa donna cananea vediamo un esempio straordinario di fede, umiltà e perseveranza. Possiamo trarre ispirazioni da lei nel nostro cammino di fede, cercando di imitarne l'atteggiamento di fiducia in Dio e la capacità di superare le sfide con perseveranza. Che possiamo essere come questa donna, capaci di avanzare con fede, umiltà e perseveranza, fiduciosi nella misericordia di Dio che ci accoglie e ci guarisce. Sia lodato Gesù Cristo.